Ci trasferiamo nella 75esimo anno della fondazione dell'UISF, Unione Italiana Sport per Tutti, perché da venerdì 10 a domenica 12 marzo c'è questa assemblea nazionale appunto dell'UISF, con una tavola rotonda interessantissima, perché c'è il ministro dello sport Andrea Bodi, il presidente del CONI Giovanni Malagò, il presidente dello sport e salute Vito Cozzoli, e c'è anche Tiziano Pesce, che è il presidente nazionale dell'UISP. Buonasera presidente. Buonasera a voi, buonasera Ruggeri, buonasera Zappa, grazie come sempre del graditissimo invito. Grazie per la trasmissione. Grazie. Grazie. Questa trasmissione che dura da 24 anni, sono 4.500 e più puntate, lo dico sempre, la trasmissione sportiva di Radio Rai che ha più puntate, e ci tengo con orgoglio, lo dico. E questo. Potremmo dire anche più sport per tutti, perché è una trasmissione che tratta davvero tutti gli sport. Sì, infatti. Lo sport che torna a unirsi in presenza, presidente Tiziano Pesce, con delle cose molto importanti come la riforma dello sport, la legge di riforma del terzo settore. Ce ne parli un po', presidente. Sì, Ruggeri, proprio così. Intanto siamo molto contenti come UISP di poter tornare ad organizzare, a celebrare, ecco, un momento così particolare come la nostra Assemblea Nazionale in presenza dopo il duro periodo della pandemia. Questa Assemblea diventa quindi un vero e proprio momento associativo, di confronto, di approfondimento, di socialità per quelli che saranno i nostri oltre 200 delegati provenienti da veramente ogni angolo del paese, in rappresentanza della nostra rete associativa, dei nostri comitati, delle nostre associazioni società sportive del territorio. E apriremo i lavori nel pomeriggio appunto di venerdì 10 marzo, saremo a Tivoli Terme, quindi molto vicini alla capitale, a Roma, con una tavola rotonda, come ha anticipato, molto importante per la UISP, ma riteniamo senza presunzione per tutto il movimento sportivo, per il paese, perché avremo con noi veramente i maggiori rappresentanti del mondo istituzionale, del sistema sportivo. Qui sta parlando, diciamo, presidente, per i nostri ascoltatori, della riforma dello sport, che è molto importante, la lascio parlare, soprattutto per dare più dignità a chi lavora nello sport, perché molto spesso non sono pagati quelli che lavorano nello sport, perché fanno volontariato o comunque sono sottopagati, presidente. Assolutamente sì, il tema della riforma legislativa del sistema sportivo sarà uno degli argomenti, diciamo, principali di questo incontro, ma accanto anche all'altra riforma legislativa a cui un'associazione di promozione sportiva e sociale come la UISP guarda, proprio come ente del terzo settore, appunto la riforma del terzo settore. Diciamo che attorno a al titolo che abbiamo voluto dare a questa tavola rotonda, transizione sportiva e terzo settore, dialogheremo proprio di questo, lo faremo come anticipato con il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi, ma lo faremo anche con la vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci, che ha la delega proprio sul terzo settore, insieme al presidente di Sport e Salute, la società appunto operativa del governo sui temi della promozione sportiva, Vito Cozzoli, insieme a Giovanni Malagò, presidente del CONI, ma avremo con noi anche Luca Pancalli, presidente del CIP, con Vanessa Pallucchi, che è la portavoce appunto nazionale del forum del terzo settore. Diciamo che dopo, ecco, la lunga emergenza sanitaria, che come sappiamo ha determinato un grave impatto su tutta la filiera dello sport, dell'associazionismo sportivo di base in particolare, a cui ai noi si sono aggiunte le altre pesantissime crisi ed emergenze, la perdurante guerra in Ucraina, le emergenze di tipo ambientale, energetiche, che ovviamente, come sapete bene, stanno impattando molto anche sulle gestioni dell'impiantistica sportiva, delle associazioni, delle società sportive di base, che rappresentano proprio il DNA del tessuto connettivo dell'associazionismo sportivo del paese. Ecco, riteniamo che questo possa essere un momento molto utile per dialogare appunto su come, soprattutto, ecco, condividere su come lo sport di base sia veramente sport sociale, sia uno sport che attraversa le politiche che si occupano quindi anche oltre del mero gesto tecnico, delle attività competitive, ma che si occupano ogni giorno di diritti, di salute, di terreno sempre delicato, presidente Pesce, sempre delicato, perché voi siete un'associazione appunto che si occupa di promozione sociale, inclusione, diritti, parità di genere, e ogni tanto su questi temi si inciampa purtroppo spesso.
Assolutamente, sono temi sempre molto, molto delicati, a cui la nostra associazione guarda sempre con molta attenzione, con il patrimonio delle nostre associazioni e società sportive di base, con il patrimonio dei tecnici, degli allenatori, dei dirigenti del territorio. Un mondo che ha all'interno tanto volontariato, ma un mondo che ha all'interno tantissime competenze, che anche lavoro, è un mondo che, come diceva Ruggeri, vive in questo momento anche la riforma del lavoro sportivo. Quindi anche questo sarà un tema che porteremo, diciamo, all'attenzione del dibattito della tavola rotonda, una tavola rotonda che poi moderata da colleghi, vostri colleghi importanti. Avremo con noi Roberto Natale, direttore RAI per la sostenibilità, e Guido Dubaldo, capo servizio del Corriere dello Sport e presidente dell'Ordine dei giornalisti del Lazio. Sì, mi vengono in mente, per esempio, insomma, frequento anche un po' l'ambiente dell'atletica leggera, tutti i tecnici, anche federali e non federali, insomma, voglio dire, si potrebbe far qualcosa per cercare, insomma, di far diventare un vero e proprio lavoro, ecco, insomma, di cercare, insomma, di sostenere chi gravita attorno a campioni o meno, perché, insomma, altrimenti, per questo, insomma, tra l'altro è una legge, questa legge di riforma del terzo settore, che ha una genesi piuttosto lunga, perché è iniziata nel 2016, no, Presidente? Sì, proprio così. Noi, appunto, come WISP, come associazioni di promozione sportiva, associazioni di promozione sociale, recentemente anche riconosciuti proprio giuridicamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali come rete associativa nazionale, quindi come rete che ha proprio tra i propri compiti quello di supportare le basi associative, di rappresentarle. Stiamo portando avanti da anni un lavoro importante, se restiamo sui temi del lavoro sportivo. Soprattutto perché negli ultimi anni lo sport è cresciuto in maniera esponenziale, voglio dire. Assolutamente. Abbiamo visto ancora di più il valore dello sport di base, dello sport sociale, proprio in occasione della pandemia. Quindi stiamo portando avanti questo lavoro di rappresentanza dei nostri tecnici, dei nostri operatori, che la pandemia anche ha portato, dire, alla luce, ecco, all'attenzione. Quindi sono arrivati, come sapete, i sostegni da parte del governo attraverso Sport e Salute. Quindi un mondo che non può più essere ovviamente gestito con i cosiddetti compensi sportivi, un mondo che all'interno è vero proprio lavoro. E stiamo portando avanti un'interlocuzione, devo dire, con la sensibilità, soprattutto in questo periodo, in questa nuova legislatura, del ministro per lo sport e i giovani, perché c'è da portare avanti un percorso di armonizzazione legislativa proprio tra le due riforme e una grande attenzione verso i propri lavoratori. La WISP chiede da tempo le giuste tutele per le lavoratrici e i lavoratori, e c'è un tema ovviamente anche di sostenibilità economica, mai come in questo momento, su cui prestare grandissima attenzione. Siamo fiduciosi perché queste sono proprio le settimane, i giorni in cui il Dicastero per lo sport e i giovani, ma anche lo stesso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, stanno mettendo molta attenzione a questo percorso, stanno ascoltando gli organismi sportivi, stanno ascoltando le parti sociali, i sindacati. Quindi contiamo che nelle prossime settimane si possa fare tutti insieme un ulteriore sforzo, diciamo, di correttivo di quello che è il decreto, che poi sappiamo entrerà in vigore. Ha detto bene, Presidente Pesce, speriamo di non continuare con i cosiddetti compensi o rimborso spese, ecco, insomma, speriamo, insomma. Ricordiamo lo slogan dell'Assemblea Nazionale Congressuale dell'UISP, che si terrà dal 10 al 12 marzo a Tivoli, a Roma, presso l'hotel Duca d'Este: marcare la meta. E questa è l'Assemblea dell'UISP per lo sport, che torna a unirsi in presenza. Ce ne ha parlato il Presidente Nazionale dell'UISP, Tiziano Pesce. Grazie, Presidente, buon lavoro. Grazie a voi. E faccia diventare lo sport più solido. Grazie, Presidente. Grazie, Presidente.